Oggi la Chiesa Cattolica festeggia tutti i santi, domani la commemorazione dei defunti. È come un appuntamento con i nostri cari che non ci sono più. Tanti in fila ai cimiteri, come qui a Pescara Colli, dove ci sono bus ogni 15 minuti e navette dalle 9 alle 17, con sensi unici per evitare ingorghi, vigili urbani immobilitati. Ma non si bada al traffico, al caro rose e orchidee, che sembra non esserci. In questi anni si pensa soprattutto alle famiglie che hanno perso i loro congiunti a causa del Covid. Sono i giorni che, per chi crede, uniscono cielo e terra. Non solo fiori che, come ogni anno a inizio novembre, colorano i camposanti, dove per chi crede dormono i defunti, come indica l'etimologia della parola greca cimitero. Sono i giorni della memoria, della nostalgia, del ricordo, i giorni in cui chi non c'è più ti manca, come nelle feste a Natale, a Pasqua e compleanni, quando vedi quel posto a tavola vuoto. Chi ha fede dice che loro ci sono accanto anche se noi non li vediamo. Chi ha fede prega, ama, ricorda ancora più intensamente, ringrazia Dio per avergli dato una persona cara, piuttosto che arrabbiarsi per avergliela tolta. Tant'è che ora, percorrendo le vie dritte e strette dei cimiteri, più che il colore dei fiori balza all'occhio il bianco di fogli e bigliettini. Sono spesso colmi di pensieri, dediche, lettere scritte rigorosamente a mano che vengono lasciate sulle tombe dei propri congiunti. I fiori passano, appassiscono, le parole restano, soprattutto quando sono scritte e bene impresse sul foglio che le contiene. Ma ora ci sono le lettere che, come dice qualcuno, hanno come postini gli angeli per recapitarli a destinazione. Caro, cara, cari, si inizia così e poi pensieri che diventano parole, qualche lacrima scende giù a lasciare una macchia nera sul foglio che di lugubre ha ben poco, però, perché diventa una dolce cicatrice e quando chi è lassù leggerà, dicono altri, quella macchia scomparirà per raccogliere tutte le lacrime versate e trasformarle nei colori dell'arcobaleno. La nostra società considera spesso la morte un tabù, è difficile parlarne, ma quando bussa e sfonda la porta portandosi con sé uno dei tuoi cari, ti rendi conto che questa è una delle fasi della vita. Difficile farsene una ragione, difficile trovare un perché, soprattutto nel dolore. Nei camposanti oggi e domani, oltre ai fiori, ci saranno dunque pensieri, poesie, parole e anche oggetti della loro quotidianità che ci fanno sentire ancora in famiglia coloro che sono passati ad altra vita, una vita nuova per chi crede in attesa del risveglio e del ritrovarsi di nuovo tutti insieme, magari con quella lettera conservata oltre le nuvole.